Credo di sì, con rispetto per il lavoro della magistratura, la ricerca della verità, bisogna mai semplificare nel rispetto anche delle persone coinvolte. Una cosa è certa che voglio ricordare, qualcuno si è dimenticato 3 anni fa in Campidoglio un grande momento delle associazioni, di 1600 associazioni che hanno chiesto 10 punti di chiarezza proprio rispetto alla confisca e al sequestro dei beni e la richiesta alla politica di fare delle procedure più efficaci, più efficienti e anche di rivedere il problema degli amministratori e non solo. Secondo, negli stati dell'antimafia contro mafia fatta a Roma circa un anno fa, abbiamo ribadito con forza, col contributo di molti magistrati, di operatori, delle cooperative, il bisogno di un'accelerazione. È 2 anni che si aspetta che queste proposte che sono state fatte, col governo Letta, un gruppo di lavoro a cui abbiamo partecipato, state consegnate a questo governo e sono ferme in Parlamento, bisogna dare un'accelerazione perché permetterebbe di avere maggiori strumenti e maggiore chiarezza, perché è necessario in questo marasma dei beni confiscati, ma bisogna anche che si modificino alcuni elementi, perché se si modificassero alcuni elementi da uno studio molto serio fatto, emergono che sarebbero in arrivo oltre 65.000 beni, una valanga nel nostro paese, allora bisogna governare tutto questo in modo serio, attento, concreto e qui c'è una grossa responsabilità. Chiediamo alla politica di dare un'accelerazione perché è 2 anni che se ne sta parlando e lì sono indicati gli strumenti necessari per permettere poi di evitare certe scorciatoie che ci feriscono e fanno male.